Eccoci qua, cari amici della mia vita spaziale. Oggi vi porto proprio nello spazio e useremo addirittura le spade laser. Ma lo sentiamo subito dopo la sigla. La mia vita spaziale. Come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Sono andato recentemente a vedere l'ultima puntata della saga di Star Wars, di Guerre Stellari, che ha tanto appassionato tutta la mia vita, a tal punto che mi sono procurato ancora anni fa una favolosissima spada laser. Aspettate che ti faccio sentire il suono della mia spada laser. Questo non è un video, ma è la mia vera spada laser, con un manico di alluminio fatto benissimo, che si può attaccare anche alla cintura. C'è una bellissima lama lunga che può servire anche da combattimento. Questa spada laser l'ho fatta arrivare direttamente dagli Stati Uniti, pagando un botto tra l'altro di diritti per il trasferimento internazionale eccetera eccetera, da una ditta che si chiama ultrasabers.com, che negli Stati Uniti puoi scegliere il tipo di manico, puoi fare un sacco di cose, e pensavo che fosse solo negli Stati Uniti che erano così pazzi da costruire delle spade laser su misura come le vuoi, scegliendo il tipo di manico, il colore, il materiale, il colore della lama e tutto quanto. E esiste però un sito anche in Italia che ti permette di fare tutto questo, e siccome questo è il podcast La mia vita spaziale, non potevo non parlare di questa favolissima cosa. Il sito si chiama spadedellaforza.com. Io non prendo un euro da loro, quindi se ci siete che mi ascoltate, almeno così un saluto, visto che vi faccio un po' di pubblicità. Ma è un sito carino perché è tutto in italiano, naturalmente, puoi ordinare subito la tua spada laser personalizzata. E quindi ci sono spade da combattimento, ci sono delle lame da combattimento, e puoi scegliere anche qui il tipo di materiale, il tipo di spada che vuoi, e anche il colore dei LED che vanno a formare la spada. Quello che di cui ti ho parlato prima, ultrasabers.com, fa delle spade che possono puoi staccare naturalmente la lama lunga, quindi ti rimane solo il manico, che però si accende come la spada vera, rimanendo un fascio di luce. Io ce l'ho azzurra, quindi sono sempre dalla parte del bene, e che puoi attaccare anche la cintura, quindi tu puoi girare con una spada laser attaccata alla cintura. La qualcosa è molto molto bella. Allora, dato che si sta avvicinando anche Carnevale, volevo pubblicizzare un po' questa cosa, perché è molto molto bello girare con una spada laser al fianco. Ho scoperto anche recentemente che a Milano addirittura fanno dei corsi e dei combattimenti, ci sono delle scuole di sciabola, di spada, che però si usano solo spade laser. Hanno fatto anche recentemente una bella dimostrazione in Piazza Duomo, tutti con le lame belle illuminate di notte. Insomma, è molto molto forte. Allora vai subito sul sito, ordina la tua spada laser e poi magari mi mandi una foto con te con la spada laser. Io pubblicherò la mia, anzi la vedi già andando nel mio canale di Instagram, se giri in fondo, ancora quando ero andato le prime volte della seconda, ultima serie diciamo di Guerre Stellari al cinema, mi portavo sempre dietro la spada laser e l'accendevo in mezzo alla sala nell'intervallo, creando naturalmente scompiglio presso tutte le forze imperiali che erano presenti. Ma io faccio parte dell'Alleanza per la Libertà, e quindi voilà voilà, ecco la mia spada laser. Insomma, mi sono molto divertito a parlare di questa cosa, perché io sono un grande appassionato. Poi la spada laser è stata davvero una grande bella trovata. Insomma, io credo che ognuno di noi a casa almeno una spada laser debba tenerla lì, che è un gesto molto simpatico quando proprio ce l'hai con qualcuno, tiri quattro sciabolate con questa lama luminosa. L'effetto è garantito ed è davvero spazialissimo.
Bene, questo è il podcast La mia vita spaziale, se non l'avevi capito, questo non è uno scherzo di carnevale, il sito esiste veramente. Se hai anche tu da suggerirmi dei siti interessanti, delle trovate, dei tool, questo podcast è nato proprio per questo, per condividere tutto ciò che può migliorare il nostro lavoro, in questo caso come oggi il nostro tempo libero, il nostro divertimento, ma la vita di tutti i giorni, perché abbiamo sempre tra le mani il nostro cellulare, il nostro iPhone e tante volte lo usiamo all'1% delle possibilità. Ci sono tante applicazioni, tante cose che possono cambiarci veramente la vita. Ti invito ad andare a vedere tutti gli altri numeri, sono ormai più di 200 i podcast che ho già pubblicato. Ogni podcast c'è un'idea, c'è un qualcosa che può migliorare vita, lavoro, tempo libero, insomma tutto, e renderlo sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.